Due. Mi aspettavo di trovare già impostata la discussione sull'assetto istituzionale più conveniente per la Lombardia. Per questo rimasi molto stupita nell'apprendere al mio arrivo che la parola d'ordine dei costituzionali era quella di non parlare del problema. Domandai ai maggiori rappresentanti di quel partito perché non ci si rivolgesse al popolo con discorsi e ai ceti più istruiti con scritti. Mi fu risposto con sgomento che agire in quel momento sarebbe equivalso a violare ogni norma di prudenza. Poiché il partito repubblicano era di gran lunga il più forte, i costituzionali non avevano, per nascondere la propria debolezza, altro mezzo che quello di fare il minor rumore possibile, insomma di vivere come se neppure esistessero. A chi mi dava queste spiegazioni facevo notare che una tattica simile davvero non sembrava idonea a sollevare le sorti di una causa poco popolare. Ma non fui ascoltata. Non mi persi però di coraggio e decisi di tentare da sola, o quasi, quello che costituzionali troppo pavidi avevano dichiarato impossibile. L'esperienza mi aveva insegnato quanto un'idea giusta può guadagnare dall'essere propagata e pubblicizzata in tutti i modi. Alcuni amici condividevano il mio modo di vedere le cose, sicché ci impegnammo insieme nel tentativo di fare accettare, ripetendole incessantemente, certe verità che in quel momento il nostro paese aveva vitale interesse a non misconoscere. Dicevamo che quello di cui avevamo anzitutto bisogno era un esercito in grado di liberarci dagli austriaci, e dato che di un simile esercito disponeva soltanto il Piemonte, diventava necessaria la nostra unione con quello Stato. E poiché l'orientamento della nazione piemontese era eminentemente monarchico, non avremmo potuto raggiungere quella unione se non avessimo adottato come forma di governo la monarchia costituzionale. Dopo 2 o 3 settimane di discussioni orali, cominciammo a pubblicare un giornale, il Crociato, che divenne l'organo di una frazione dei costituzionali. Per parte mia pubblicai anche 2 brevi scritti sulla forma di governo più idonea a raggiungere la nostra indipendenza. L'accoglienza fatta a queste pubblicazioni, che in se stesse erano di scarsa importanza, provò a sufficienza che il Partito Repubblicano non era tanto forte quanto si era supposto e neppure era contrario ad ogni transazione. Posto il problema in questi termini, la Lombardia deve unirsi al Piemonte o formare da solo uno Stato indipendente. Esso fu presto e quasi unanimemente risolto nel senso dell'unione al Piemonte. Tale soluzione implicava l'adozione del governo costituzionale e assicurava così il trionfo della monarchia rappresentativa. I fautori dell'opinione contraria, infatti, ritennero di doversi o condannare al silenzio o allineare in via transitoria all'opinione dei costituzionali. Pochi giorni di discussione avevano così messo in evidenza che la stragrande maggioranza aveva aderito a quest'ultimo orientamento. Per tale risultato si rese omaggio al buonsenso nazionale che si era prontamente convertito al sistema monarchico, ma in realtà il buonsenso nazionale non aveva mai perso d'occhio i vantaggi concreti che sarebbero derivati alla Lombardia dalla sua unione al Piemonte. Il problema sembrava risolto e il governo provvisorio si vedeva così tolto da un grosso imbarazzo, ma nuove difficoltà non tardarono a sorgere per alcuni suoi atti imprudenti. Nel momento in cui l'esigenza della concordia era avvertita da tutti i partiti, una serie di misure inopportune riaprì vecchie ferite e seminò in ogni campo contrasti e timori. Per qualche giorno Milano aveva ripreso ad aver fiducia e a far conto sulle forze degli eserciti della Lombardia e del Piemonte uniti, nonché sulle formali promesse fatte dal re. Persistere in tale fiducia fu presto impossibile. Gli impiegati non ricevevano lo stipendio se non a radi intervalli e in forma di esigui acconti. L'armamento dei nostri militari non faceva un passo. Gli esponenti del governo provvisorio parlavano soltanto delle strettezze pecuniarie dello Stato, dell'impossibilità di comprare fucili e di procurare equipaggi. Si parlava molto in città degli strambi provvedimenti cui uno dei segretari del governo provvisorio aveva consigliato di fare ricorso per procurare il denaro necessario ai pagamenti di fine mese. Sosteneva che si dovesse andare a chiedere quel denaro di porta in porta, e a chi gli obiettava che forse i cittadini non l'avrebbero dato
e l'esito sarebbe stato nullo, ribatteva: bene, in quel caso ci faremo seguire da una banda di popolani cui denunceremo i recalcitranti. I medesimi uomini che proponevano seriamente di affidare al popolo un così strano compito erano peraltro quelli che si dimostravano più ostili alla sua partecipazione alla vita pubblica. Si era già in fermento per questi motivi quando in città si cominciò a vociferare che nell'esercito piemontese c'era un diffuso malcontento. Persone che tornavano dal quartier generale dipingevano il re impegnato a resistere disperatamente alle pressioni dei suoi luogotenenti e dei soldati, i quali avrebbero preteso o la pronta unione della Lombardia al Piemonte, o la conclusione della pace e il ritorno al di là del Ticino. Il re temeva, aggiungevano, di non avere il potere di opporsi senza rischi ai voleri del suo popolo, dato che non era più che un principe costituzionale e ormai doveva rendere conto alle Camere del suo comportamento e dei suoi atti. Il risultato di queste voci fu, ovviamente, quello di rimettere la popolazione lombarda di fronte a un problema del quale saggiamente essa aveva deciso di rinviare l'esame, per non determinare spaccature prima della fine della guerra. Fecero la loro ricomparsa in città la disunione e i dissensi, e i partiti ripresero ad agitarsi. Quelli che erano di convincimenti repubblicani, ma sarebbero stati disposti ad accettare Carlo Alberto, purché tale fosse stata senza alcun dubbio la volontà della nazione, e quelli che non ritenevano necessario per la nostra vittoria l'intervento del Piemonte, erano del parere che non ci si dovesse per nulla preoccupare di quelle lamentele, e che non si dovesse tornare sulla decisione saggiamente presa all'inizio della guerra. Quelli che invece giudicavano i rapporti pervenuti dal campo di battaglia espressione veritiera dei sentimenti piemontesi e ritenevano impossibile vincere senza la cooperazione di Carlo Alberto, rimproveravano ai repubblicani di anteporre agli interessi della patria il successo di un principio e di voler rinviare al futuro l'unione soltanto nella speranza che più tardi si sarebbe trovato il modo di impedirla. Lo scambio quotidiano di simili rimproveri non faceva che fomentare la discordia. Spaventata da questo pericoloso contrasto che sempre più esasperava gli animi, proposi allora al governo di aprire in ogni parrocchia registri sui quali ogni cittadino avrebbe dovuto dichiarare quale forma di governo desiderava e se preferiva che la forma di governo scelta fosse adottata immediatamente o invece si attendesse la fine della guerra, lasciando intanto le cose come stavano. Gioberti aveva avanzato in quel medesimo torno di tempo, si dice, una proposta abbastanza simile alla mia, salvo alcune modifiche che furono accettate. Si vedrà la loro portata. Registri furono aperti dal governo in ogni parrocchia. Sulla facciata di sinistra erano invitati ad apporre il loro nome i cittadini che volevano che si attendesse la fine della guerra per darsi a Carlo Alberto. Quelli che desideravano invece l'unione immediata al Piemonte avrebbero dovuto scrivere il loro nome sulla pagina di destra. Come si vede, non si trattava affatto di scegliere tra la Repubblica e Carlo Alberto. Carlo Alberto era presentato come inevitabile, c'era soltanto da decidere se si preferiva darsi subito a lui o a guerra finita. A sostegno di questo provvedimento, il governo impartiva ordini più che fornire spiegazioni. Alla popolazione si diceva: le finanze sono a terra, non si può allestire un esercito, si è nella necessità di chiedere a tutti duri sacrifici che peraltro in nessun caso potranno essere sufficienti. Che sarebbe avvenuto, si chiedeva, se l'esercito piemontese si fosse ritirato? Fatalmente gli austriaci sarebbero tornati. Se invece ci si fosse dati senza ritardo a Carlo Alberto, il governo provvisorio si sarebbe dimesso, le finanze lombarde sarebbero state unite a quelle molto prospere del Piemonte e sarebbero state gestite dagli abili amministratori piemontesi. L'esercito piemontese, si diceva, sarebbe diventato anche nostro e i soldati lombardi, incorporati nei reggimenti piemontesi, sarebbero stati istruiti e diretti da veri ufficiali. Il Piemonte era uno Stato saldamente costituito e soltanto con l'Unione si sarebbe usciti dal regime provvisorio in cui ci si trascinava penosamente da 2 mesi. Non si contò più che qualche nome sulla pagina di sinistra, ma l'orgoglio della popolazione era stato profondamente ferito e si erano seminati tanti germi di scontento. Quelli che desideravano la Repubblica e che non avrebbero voluto sottomettersi che alla volontà nazionale, espressa liberamente, si lamentavano non senza ragione per il fatto che si era implicitamente eluso un problema importante, dandolo per risolto.
Per parte loro, i sostenitori più avveduti della monarchia costituzionale non potevano ammettere che fosse saggia questa prova di diffidenza nei confronti del libero giudizio dei Lombardi. Scrivevo: il popolo è malcontento che il governo non abbia ardito riconoscere e confessare l'esistenza di un partito repubblicano, né trattare con esso come con qualunque altro partito. E di fatto, perché non aprire una colonna ai partigiani della Repubblica? Perché fingere che altro dissentimento non divida gli animi lombardi, se non sul momento più opportuno di darsi al Piemonte? Chi non sa che va a un partito il quale non vorrebbe che l'unione della Lombardia al Piemonte accadesse affatto, per ora, né poi? E perché non lasciare a questo partito l'adito aperto a palesarsi, a conoscere se medesimo, a fare l'esperimento delle proprie forze, del proprio numero? Io non avrei certo temuto questo esperimento e credo che il partito repubblicano non possa seriamente lagnarsi che non gli sia stato concesso. In ogni modo, però, sia stato felice o infelice per i repubblicani, il risultato di quest'atto, che chiamerei quasi un sotterfugio, questa guisa di far scomparire un buon numero di cittadini e la opinione che rappresentano, è poco dignitosa e indegna perciò di un governo nato da una rivoluzione. Non sarebbe stato meglio porre il dilemma con franchezza e offrire alla nazione lombarda la possibilità di una netta opzione tra repubblica e monarchia? Sì? Senza dubbio, perché in quel modo si sarebbe messo in luce che il partito repubblicano rappresentava una ristretta minoranza. Alcuni esponenti del governo provvisorio si recarono dal re per presentargli il risultato dello spoglio dei registri e l'atto di dedizione dei suoi nuovi stati. Carlo Alberto apparve incommosso e staccato e gli rispose che competeva alle Camere di Torino pronunciarsi in modo definitivo sull'accettazione di questo ampliamento territoriale. Gli inviati lombardi andarono allora a Torino, dove non furono accolti con molto favore. Il partito legato alla corte non vedeva senza inquietudine la giunta di una regione la cui popolazione era istintivamente repubblicana e democratica per costumi e abitudini. La clausola inserita dai milanesi nel loro atto di fusione, concernente la convocazione di un'assemblea costituente, cui sarebbe spettato il compito di regolare i rapporti tra le varie regioni e i rapporti tra il popolo e il potere, fu interpretata dalla nobiltà piemontese come una scappatoia e una riserva a favore della Repubblica. Si temette pure che la Costituente lombarda pretendesse lo spostamento della capitale governativa. Questo duplice timore, alimentato scaltramente dai nemici dell'unità italiana, venne fuori in diverse sedute del Parlamento, provocando scandalo e accreditando l'idea già diffusa in Francia di nostre discordie municipali. Milano, peraltro, era rimasta poco scossa alla notizia delle dimostrazioni ostili suscitate nel Parlamento di Torino dalla proposta di fusione. Gli inviati milanesi accettarono un emendamento per cui si proibiva alla futura assemblea costituente di mettere in discussione l'esistenza della monarchia costituzionale impersonata da un principe di casa Savoia e i privilegi della città di Torino nella sua qualità di capitale. Questa concessione chiuse il dibattito. Non trascorse molto tempo tra la fusione, mi servo dell'espressione consacrata dall'uso, della Lombardia e quella del Veneto. Per quest'ultima fu adottato il medesimo cerimoniale e avvenimenti di tanta portata ebbero per risultato precipuo la costituzione di un nuovo ministero, in cui le varie regioni, antiche e nuove, avevano i propri rappresentanti. Casati e Collegno rappresentavano la Lombardia, Pareto Genova, Gioia Parma, Paleocapa Venezia. Quest'ultima città si era unita al Piemonte per ottenere truppe. Ricevette 2 o 3.000 piemontesi e un sussidio in danaro di 800.000 franchi. Milano si era data al Piemonte nella speranza di essere liberata senza ritardi dal suo governo provvisorio, ma ancora per lungo tempo quella speranza fu delusa. Il potere rimase in mano di coloro che ne avevano fatto fino a quel momento un uso tanto cattivo. I sacrifici di cui si era prospettata al paese la necessità nel caso di una sua opposizione alle richieste piemontesi gli furono imposti subito dopo la fusione e l'armamento non andò avanti in modo più rapido. Gli atti che precedettero la dissoluzione del governo provvisorio mostrarono per vero che il governo stesso aveva il sentimento della propria impotenza. Quanto alla popolazione milanese, come si potrebbe davvero imputarle i disastri che si susseguirono tanto velocemente?
È proprio vero che il governo si trovò a dover scegliere tra partiti inconciliabili? È un punto da chiarire subito. In realtà, al governo provvisorio non si rimproveravano le sue opinioni, bensì le sue inesplicabili lungaggini e l'orientamento austriacante della polizia. Propriamente non c'erano a Milano due partiti. I repubblicani avevano messo in quarantena la loro repubblica e si accontentavano, nel giornale di Mazzini, di affermare la superiorità teorica di quella forma di governo, senza pensare a metterla in pratica nell'immediato. La Guardia Nazionale, che rappresentava la classe media, si era costituita in assemblea deliberante e inviava deputati al governo una o due volte alla settimana per presentare rimostranze o dare consigli. Accanto ai repubblicani che rimettevano di buona grazia al futuro l'attuazione delle loro teorie, accanto alla classe media che si adoprava a scuotere il governo dal suo pernicioso letargo, il popolo confermava ancora una volta il suo buon senso e la sua moderazione. Esso si rendeva perfettamente conto del danno che il governo arrecava alla sua causa, ma sopportava con pazienza un potere così funesto, perché teneva particolarmente a non meritare il rimprovero di fomentare discordie civili mentre il nemico era alle porte. Non ignorava che sarebbe stato necessario sostituire il governo del 22 marzo con un governo nuovo, in cui entrassero uomini più ardenti e più energici, uomini che sarebbe stato possibile trovare soltanto nelle fila repubblicane. Ma si diceva: se rovesciamo gli attuali governanti per sostituirli con repubblicani, quali giudizi alimenteremo? Certo questo, che noi abbiamo fatto una sommossa repubblicana anticostituzionale, antipiemontese. La discordia entrerà tra l'esercito piemontese e il popolo lombardo, tra i repubblicani e i costituzionali, e della nostra disunione sarà l'Austria a godere. Conviene sopportare tutto pur di non favorire i nostri nemici. Dobbiamo condizionare il governo senza abbatterlo e attendere che sia progressivamente esautorato da quello piemontese. Così il popolo, come la classe media, conteneva la sua azione nell'ambito di semplici dimostrazioni e a queste i detentori del potere si limitavano a rispondere con promesse. Eppure il governo stesso, come si è detto, finì con il sentire la propria debolezza e con l'agire di conseguenza. Pressato e condizionato dalle denunce quotidiane della stampa e della voce pubblica, il ministro della guerra destituì il più corrotto dei suoi impiegati, quello la cui nomina aveva sollevato lo scandalo più clamoroso, e chiese al governo di istituire una commissione che riordinasse i conti ministeriali e procedesse a una epurazione. La commissione tenne qualche seduta al ministero, ma il suo regno fu di breve durata, poiché trascorsi pochi giorni se ne uscì nella dichiarazione che il disordine era ormai troppo grande e che non vi si poteva porre rimedio non disponendo di poteri più estesi di quelli che le erano stati assegnati. Dunque la commissione si sciolse e le irregolarità continuarono. La polizia seguì l'esempio del Ministero della Guerra, non potendo più ignorare le accuse sin troppo fondate che suscitava la sua testarda politica di avvalersi di funzionari legati all'Austria. Il triunvirato, che ne era capo, nominò o fece nominare dal governo provvisorio una commissione che fu detta dei sette, il cui incarico doveva consistere nel far luce sulle connivenze, le trame e le intendenze con il nemico, dovunque si trovassero, e nel farne risolutamente giustizia. Questo avvenne poco prima della infiltrazione dei forzati di Mantova nel Milanese. Alcuni interventi severi fecero sperare per un momento al popolo che sarebbe stato finalmente liberato dalle impure scorie del regime austriaco. Speranza presto delusa. Il più influente dei sette commissari si incontrava spesso nei salotti con i membri del vecchio triunvirato e la conformità dell'occupazione pubblica non tardò a far diventare quelle relazioni occasionali e mondane rapporti di intima colleganza. I sette e i tre finirono con il lavorare insieme e con il concertarsi su tutti i provvedimenti da prendere. Se fossero stati meno inabili, avrebbero regalato a Milano un suo consiglio dei 10. La commissione per la riforma del Ministero della Guerra si era dissolta e il ministro Collegno, chiamato alla stessa carica nel gabinetto di Torino, era stato sostituito dal generale Sobrero, un piemontese poco conosciuto a Milano. Per mettersi al riparo dalla diffidenza generale, il governo nominò un comitato detto di difesa, che fu composto di tre membri: il generale Fanti,
Restelli, Maestri. Poco dopo la nomina di Casati, nel nuovo ministero, o per meglio dire nel rimpastato ministero piemontese in cui ebbe la presidenza senza portafoglio, si presentò a Palazzo Marino il generale Olivieri, il quale esibì il decreto che lo faceva subentrare al governo provvisorio in parte già disperso. I membri del governo che occupavano ancora i vecchi posti sollevarono qualche obiezione formale sul modo in cui la loro sostituzione era stata decisa. Ma per mettere a posto le cose bastarono pochi giorni e il governo provvisorio della Lombardia si spense senza scalpore, quasi furtivamente, senza lasciare rimpianti. Il suo ultimo atto fu un avviso di sapore vagamente minatorio, indirizzato a tutti i cittadini perché portassero alla zecca il superfluo delle private argenterie. In questo modo si realizzò una somma di 4 milioni. La costituzione del Comitato di Difesa era avvenuta verso la metà di luglio. Il commissario Regio sostituì il governo provvisorio il 20 dello stesso mese. Era ancora incerto il giudizio dei milanesi sul cambiamento di regime avvenuto a quel modo, quando eventi gravi, preludio dei nostri ultimi disastri, giunsero a stornare e a volgere altrove l'attenzione pubblica. Il 26 luglio giunse a Milano la notizia di una strepitosa vittoria, riportata dagli italiani e della conquista di Verona. Fino a quel giorno la strategia del re e dei suoi generali era stata severamente biasimata. Non si riusciva a giustificare l'imprudenza di disperdere un esercito di 50.000 uomini lungo un fronte di 20 o 30 leghe contro il quale sorgevano come tre terribili batterie le fortezze di Mantova, Verona e Legnago, ognuna delle quali presidiata da notevoli forze. La notizia di quella vittoria dissipò i timori e si rimase stupiti per la strana fortuna che aveva volto a nostro vantaggio i nostri stessi errori. La gioia fu breve. Quasi subito fummo sorpresi da un annuncio diverso. Era la sconfitta. Sgomenti, non sapevamo a quale delle due notizie dovessimo prestar fede. Cercavamo di rassicurarci con il pensiero che anche una sconfitta non sarebbe stata irreparabile se si fosse fatto appello anche solo in parte alle risorse del paese tanto a lungo trascurate dal governo provvisorio. Presto però apprendemmo che le truppe piemontesi avevano abbandonato le importanti posizioni di Rivoli, Valeggio, Volta e Somma Campagna per concentrarsi a Goito. Il nemico aveva dunque varcato il Mincio senza altri combattimenti. A partire da quel momento, ogni giorno ci portò la notizia di un nuovo indietreggiamento. Da Goito, le truppe piemontesi erano retrocesse a Cremona. Un giorno più tardi si trovavano a Pizzighettone, il giorno successivo ancora avevano raggiunto Lodi, mentre il quartier generale del re era a Codogno, una borgata a 5 miglia da Lodi sulla strada di Cremona. A Lodi le truppe piemontesi fecero una prima sosta. Bisognava lasciare a Lord Abercrombie il tempo di visitare il capo dell'esercito nemico e di chiedergli, in nome dell'Inghilterra e della Francia, un armistizio di 2 mesi. Abitavo allora in campagna ad alcune leghe da Milano, sulla strada di Pavia, poco lontano da Lodi. Da quando gli avvenimenti avevano preso quella piega sfavorevole, non lasciavo passare giorno senza recarmi in città, perché a mio giudizio era importante che i nobili e i ricchi, la cui dedizione alla causa italiana era nota, protestassero con la loro presenza contro l'esempio che avevano dato, fuggendone alcune grandi famiglie. Quando seppi che i piemontesi erano arrivati a Lodi, decisi subito di andarci per raccogliere informazioni esatte sugli ultimi avvenimenti, ma volli prima rendermi conto dello stato d'animo degli abitanti di Milano e della campagna. Il giorno in cui partii per Lodi, il 2 agosto, Milano era calma. Carlo Alberto, si diceva, non avendo potuto difendere la linea del Mincio per mancanza di vettovaglie, si attribuì questa difficoltà al tradimento di alcuni funzionari pubblici, cioè viveri destinati all'esercito piemontese erano stati inviati con calcolato errore all'esercito nemico. Avevano dovuto retrocedere fino all'Adda e aspettare lì l'arrivo dell'armata francese, delle forze di riserva piemontesi e della Guardia Nazionale Mobile. Il comitato di difesa, che il generale Olivieri aveva confermato nelle sue funzioni e aveva anzi ricevuto pieni poteri, aveva appena inviato ingegneri lungo la linea dell'Adda per fortificarla e per alzare il livello delle acque in modo che il fiume non fosse più guadabile. Nello stesso tempo era anche stato spedito un ordine
alle autorità di Cassano d'Adda, un grosso borgo sul fiume ad alcune leghe da Milano perché fosse interrotto il ponte. Fu fatto notare al comitato che c'era un terzo ponte, quello di Bisnate, tra quello di Lodi e quello di Cassano, sulla strada che porta a Cremona, e che gli austriaci avrebbero probabilmente tentato là il passaggio. Non si sapeva se i piemontesi avessero preso provvedimenti per interrompere anche quella via di comunicazione. Il comitato, pur rifiutando di ammettere la possibilità di un errore da parte piemontese, inviò d'urgenza il capitano Gatti a Bisnate, con la missione di far saltare immediatamente il ponte. Il capitano era appena fuori di città quando fu raggiunto da un messo del generale Salasco che lo invitò a nome di quell'ufficiale superiore a non continuare la strada, dandogli assicurazione che il ponte di Bisnate era presidiato da un distaccamento piemontese inviato dallo stesso generale. Gatti non ritenne di tornare indietro, poiché si proponeva di dar conto al governo provvisorio della situazione della zona, semplicemente non si affrettò. Giunto a Bisnate, rimase sbalordito, non scorgendo neppure un soldato piemontese. Si diresse al ponte, ma prima che riuscisse ad avvicinarsi, una scarica di fucilate lo avvertì che la riva era ormai occupata dal nemico e che era troppo tardi per cercare di impedirgli di passare l'Adda. Gatti tornò indietro senza imbattersi nel distaccamento promesso e annunciato dal generale Salasco. Intanto, come constatai passando da Milano per recarmi a Lodi, l'atteggiamento dei milanesi era calmo e dignitoso. Nella campagna invece mi colpirono dolorosamente tutti i segni della disperazione e del terrore. Per un raggio di 3 o 4 leghe a sud di Milano, tutti i villaggi erano ormai deserti. La grande strada era ingombra di lunghe colonne di fuggiaschi. Erano famiglie che portavano via con sé provviste, con cui avrebbero potuto vivere qualche giorno, e gli oggetti cui tenevano di più. I vecchi e i bambini seguivano gli altri come potevano. I malati erano trasportati dai giovani e dai forti. Tratto tratto in quella folla sbandata c'erano movimenti di panico per il fracasso di un carretto che passasse in lontananza o il trepestio di un armento. Il minimo rumore sospetto diventava un segnale d'allarme e di colpo si alzava da ogni parte il grido: «Gli austriaci!» Allora si rompeva l'ordine delle colonne, si sentivano urla, singhiozzi, i più pavidi si buttavano alla disperata nei campi, i più coraggiosi o i più rassegnati si mettevano a sedere sul ciglio della strada e, giudicando inutile ogni sforzo, si raccomandavano a Dio. Penosamente colpita da quello spettacolo, non sapevo in realtà che consigli dare ai poveri contadini che si affollavano attorno a me, ma facevo del mio meglio per infondere loro un po' di fiducia. Spiegai lo scopo del mio viaggio e riuscii a convincere molte di quelle famiglie ad attendere il mio ritorno prima di continuare il cammino. Trovai Lodi piena di militari. I soldati apparivano stanchi e sofferenti, ma non abbattuti. Parlavano soltanto del futuro e per nulla del passato, cosa che è sempre infallibile segno di energia e di vitalità. I loro discorsi vertevano sulla guerra, sulla protezione che Dio non poteva rifiutare loro, sulla disfatta prossima degli austriaci. Guardavo con ammirazione l'espressione combattiva di quei volti smagriti, ascoltavo con emozione le canzoni militari che uscivano, come all'inizio di una campagna, da quelle labbra ora smorte. Qualcosa mi diceva che l'Italia non poteva perire finché avesse il sostegno di uomini simili. Poiché Carlo Alberto era sempre a Codogno, avevo chiesto di vedere un aiutante di campo del re o dei principi, uno di quegli ufficiali del quale credo di dover tacere il nome. Mi venne subito a trovare. Gli parlai della gravissima inquietudine che regnava nelle nostre campagne e del sentimento di incertezza circa i propositi del re che gravava sulla popolazione milanese. L'ufficiale mi fece un quadro commovente delle sofferenze dei soldati, i quali in certi giorni erano restati del tutto senza viveri. Mi sembrò dubitare del desiderio che io attribuivo ai milanesi di difendere la loro città. Quando lo interrogai espressamente sulle intenzioni del re, si chiuse di colpo in uno strano riserbo e mi confessò di ignorare fino a che punto avrei potuto essere informata dei progetti del re, e mi assicurò che tali progetti erano peraltro già noti ad alcuni membri del vecchio governo provvisorio. Gli feci allora notare che non pretendevo di essere messa a conoscenza di nessun segreto militare, ma volevo semplicemente apprendere quello che tutti avevano il diritto di sapere.
Insistei sul pericolo che comportava il tenere la popolazione di Milano in uno stato di incertezza, da cui sarebbero potuti derivare gravi disordini. In modo pressante chiesi di essere messa in grado di rassicurare quei concittadini che riponevano in me una certa fiducia. L'ufficiale, ancora esitante, era chiaramente scosso da una emozione penosa. Infine, mi disse che la strada scelta dal re avrebbe dovuto costituire per me un rassicurante indizio della sua decisione di difendere Milano ad ogni costo. Le dico, osservò interrompendo le sue spiegazioni, le dico quello che è evidente per ogni persona che abbia qualche nozione di strategia e di topografia, non parlo a nome del re che non mi ha autorizzato a farlo. Posso riferire ai miei concittadini, domandai, che il re li vuole difendere? Mi sembra che questo sia evidente, rispose, altrimenti perché sarebbe venuto da questa parte? L'ufficiale passò a farmi l'elogio meritato delle sue truppe. I soldati sono mortificati per questa ritirata, mi disse, e mentre pronunciava queste parole, grosse lacrime solcavano il suo volto, magro e abbronzato. Di questa ritirata? Ho detto ritirata? Fuga, avrei dovuto dire. Perché, sì, aggiunse con un accento di collera e di amarezza, da 8 giorni, signora, siamo in fuga ignominiosa e non sappiamo da chi. Aggiunse che Lord Abercrombie era nel campo austriaco e che probabilmente avrebbe ottenuto l'armistizio, altrimenti, aggiunse, le sorti d'Italia saranno decise a Milano. Ripercorsi la strada che avevo fatto per andare a Lodi. Cercai di calmare le popolazioni affermando che non avevano per nulla da temere l'invasione austriaca finché non avessero visto l'esercito piemontese attraversare la zona per ritirarsi sotto le mura di Milano. Questo ragionamento riuscì a rassicurare molti, che mi promisero di attendere senza timori il passaggio dei piemontesi, salvo seguirli allora per rifugiarsi a Milano. Del resto, un proclama del Comitato di Difesa invitava gli abitanti delle campagne a confluire in città. Quelli che possedevano armi sarebbero stati impiegati come guardie nazionali, quelli che erano provvisti soltanto di arnesi avrebbero lavorato alle fortificazioni e alle barriere. La sera di quello stesso giorno, 2 agosto, andai a Milano. Il mattino dopo, di buon'ora, il re e il suo esercito, forte di 45.000 uomini, vennero ad accamparsi fuori Porta Romana. Questo significava che il tentativo di Lord Abercrombie era fallito e che la guerra continuava. Un ufficiale del reggimento delle guardie mi raccontò alcuni particolari sull'ultimo combattimento, dopo il quale la marcia dell'esercito era stata soltanto una fuga incomprensibile. Il 25 luglio le truppe, pronte sin dal mattino, erano state lasciate con le armi in spalla fino alle 5 della sera, sotto un cielo inclemente, e soltanto allora era stato dato l'ordine di attaccare. I piemontesi erano avanzati per linee sparse, come al solito, piombati sul nemico dopo un rapido combattimento, lo avevano costretto a ripiegare, lo avevano inseguito sin quando la notte aveva nascosto le sue tracce. E si erano fermati aspettando ordini. Questi erano giunti all'alba, si doveva riprendere l'inseguimento e non concedere tregua al nemico. I soldati avevano obbedito con scrupolo ed erano avanzati, ma gli austriaci non si erano fatti vedere da nessuna parte. Coraggiosamente i nostri erano ancora andati avanti, sempre senza generali, ma avevano finito con l'isolarsi, dividersi. In breve si erano lasciati prendere da una foga imprudente. E il nemico era ricomparso con forze superiori, quando meno si attendeva. I piemontesi erano caduti nella trappola, si era combattuto con furore fino a notte, i piemontesi per aprirsi un passaggio, gli austriaci per sterminarli o farli prigionieri. I primi non soltanto erano riusciti a disimpegnarsi, ma avevano condotto con sé 2.000 prigionieri e i 20 pezzi di artiglieria tolti il giorno prima al nemico. Frattanto, un corpo staccato aveva riconquistato la posizione di somma campagna, considerata di grande importanza da entrambi gli eserciti. Ripresa, perduta ancora, la posizione era rimasta infine in mano dei piemontesi. Tale era stato l'esito del combattimento che aveva preceduto la ritirata dell'esercito. Come si vede, nulla sembrava rendere necessario un indietreggiamento, quando le truppe che erano uscite con onore da quella lotta ineguale avevano avuto l'ordine di ripiegare immediatamente su Goito per unirsi al grosso dell'esercito. Da Goito a Milano i piemontesi non si erano arrestati che un solo giorno a Lodi, mentre Lord Abercrombie trattava con un generale austriaco.